Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Win Streak. Io mi sono innamorato di questa grafica, non vedevo davvero l'ora di rigiocare un'altra puntata di Win Streak ed eccoci qua. Noi andiamo a continuare il percorso che per adesso sembra essere davvero un percorso abbastanza trionfale con il team di Alberto Lara, team che ha fatto un ottimo, direi, secondo posto agli internazionali del Sud America in Brasile, a San Paolo, vi ricordo. Il team lo dovreste già conoscere se avete già visto le puntate precedenti, se non l'avete visto non ci sono problemi, in descrizione troverete il link alla prima e alla seconda parte. Tra l'altro la seconda parte, il video che appunto va a comporre la seconda porzione di caselline verdi che vedete lì in alto, è stata girata insieme ad Alberto Gini, quindi è un video un pochino speciale dove abbiamo appunto raccolto 3 vittorie su 3. Questo piccolo spoiler, beh, era alquanto incluso nella grafica già di questo video. Detto questo, il team giocandolo ho notato e anche parlandone con altri amici competitivamente validi e non che soffre un po' Cartana e in certi casi anche i bulky steel, perché il buon Raichu e Fini Lando, penso soprattutto a Celestila, potrebbero non bastare se supportati in una certa maniera. Però finché non ne troviamo uno, Cartana abbiamo già trovato e infatti abbiamo un pochino faticato, però ce l'abbiamo fatta. Finché non troviamo altri, magari bulky steel, non ho onestamente di che lamentarmi perché ad ora il team mi piace e non poco. Io, signori, vi invito, ovviamente in descrizione ci sono tutta una serie di link, fra i quali anche i vari social che adesso potete trovare in questa nuova grafica in sovrimpressione. Ho sempre, l'ho detto, sovrimpressione, ho sempre voluto dirlo dai tempi che lo diceva il buon Mike Buongiorno. E poi trovate anche, ovviamente, altri link, fra i quali la mail per la Team Acqua Academy, se volete magari prendere qualche informazione su di essa, non sapete benissimo cos'è, siete indecisi, eccetera, eccetera, mandate una mail. I nostri ragazzi saranno assolutamente super disponibili ad esaurire ogni vostra richiesta o ogni vostro dubbio. Poi c'è il link a TP. Cos'è TP? È un sito con il quale, uno strumento con il quale si può ampliare un po' le proprie conoscenze del competitivo perché si entra abbastanza nel dettaglio. Essendoci del lavoro dietro, non solo mio, ma anche di altre persone, necessita di una retribuzione extra. Però lì, insomma, vedete tutto assolutamente cosa vi può interessare e cosa no. E se fa il caso vostro, bene. Se non fa il caso vostro, amen. Link lo trovate in descrizione. Appunto alla voce tipi con mille e detto questo io comincerei. Manca 4 caselle. Quando ho perso la prima ho promesso che avrei fatto 9 vittorie. Vediamo se ci riusciamo. Brasile 1553. Ok, mi sa che il PPL Dietrich conoscerà questo team perché insomma gli internazionali de casa sua ha fatto abbastanza bene. Allora, signori e signori, combo team è di quelli più standard e più standard non si può. È comunque abbastanza noioso. Io potrei andare di Gengar, però sono modest, magari lui se non è modest ci espone un po'. Io Gengar lo dovrei anche conservare per far fuori il Bulu, che a sua volta mi fa fuori Fini, che a sua volta fa fuori Commo, che alla Fiera dell'Est mio padre comprò. È complicato. Oggettivamente un matchup complicato. Senza dubbio, senza ombra di dubbio. Proviamo una cosa di questo genere, ma non mi convince per niente. Noi facciamo, no, queste win streak 10 partite per cercare di valutare bene
un team perché è riduttivo valutarlo su una, due, tre, quattro, cinque partite. 10 è un campione sufficiente. Insomma, stiamo valutando che questo team di Lara o ha schivato i combo, ma insomma, potrebbe non essere proprio il massimo contro combo. Lui va di Gengar Clefairy, che appunto è forse la cosa che più potevo anche temere. Io potrei andare di Protect e Terremoto. Ecco qua, ci avrà Icy Wind. Se lui fa il ping and Icy Wind, becca di vista. Io provo a fare Sludge Bomb più Sword Dance. Terremoto Protect mi sembra talmente scontata, insomma, dai. Non voglio pensare che... Ecco, ok. Ok. No, infatti, cioè, se io facevo Protect Terremoto come inizialmente avevo pensato, se non mi proteggi Gengar non basta. Adesso... la proviamo. Assolutamente sì, entrerà Bulu, forse, però rischierebbe uno Sludge Bomb nella slot di Clefairy. O magari potrebbe entrare Bulu nella slot di Gengar. Vediamo, insomma, io voglio un po' scombinarli i piani. Oppure potrebbe fare Helping Hand Shadow Ball su Lando. E in tal caso non so se potremmo reggerlo. Forse sì, perché siamo un gocciolino bulky con Lando. Poi potrebbe fare Helping Hand e Sea Wind, insomma... non lasciatevi ingannare dal fatto che ho fatto una Sword Dance gratis al turno 1. Ci dà un buon vantaggio, certo, ma come vedete adesso entra Bulu, dai. Sì. Che va a dimezzare la potenza delle mosse terra, quindi io di fatto è come se facessi un terremoto su Clefairy e su Bulu senza aver fatto Sword Dance, però senza il campo di Bulu. Quindi va bene, dai. Icy Wind, non ripeti. Lui ha fatto un errore. Io ho la Z. Io potrei fregarmi di questo incore e sparare la Z su Clefairy. Però se mi fa V-Dammer, follow me, lui perde Clefairy, io perdo Lando. Quindi sono messo peggio io. Fammi fare così. Devo fare Fango Bomba nella slot di Bulu, ma vabbè. Vabbè. Mi prenderò un V-Dammer sotto campo erboso. Ora mi dovrei prendere boost in special attack, però no, boost in attacco, lui fa sono qui, quindi ok, perde magari il Clefairy, ma... Mazzoleno, vediamo su chi l'ha fatto. Bene, ragazzi, togliere di mezzo Clefairy, crit inutile, è assolutamente fondamentale, inutile perché siamo modest a maggior ragione. Allora, quanto mi ha fatto... 191 meno 74. Insomma, 117. Tanta roba.
Io potrei buttare Fini su Gengar e fare Trick Room. Se ha intenzione di rimettere in campo Gengar. Invece entra Commo. Io quindi a maggior ragione devo fare questa cosa, probabilmente. Anche io la Z più un Dammer non lo reggo, ma ci devo provare perché lui potrebbe magari switchare Bulu e buttare Gengar, cosa che non fa. Io chiaramente non reggo Mazzo Legno più Z. Mazzo Legno lo reggo perché non ha più il campo, ma la Z no. Vabbè, dai, si è perso Porygon, però ha setuppato Commo. La cosa non mi piace molto. È anche vero che io adesso, se entro con Gengar, gli trappo Bulu, faccio una bella doppia Profect per annullare la Profect di questo Commo, e il turno dopo faccio Fango Bomba più fatemi pensare bene. Io entro con Gengar, senza esitazione. Potrei fare Moonblast. Forse è meglio fare Profect. Lui potrebbe volermi fare Budammer e portarmi in range di Sludge Bomb del suo Gengar dopo. Io poi sono in Predict, se sono in range, sul mi farà Sludge Bomb o mi fa Shadow Ball su Gengar. Se invece non sono in range, quindi diciamo piano iniziale, doppia Protect. Perché io sono abbastanza convinto che quel Commo adesso protegga. E invece no. Doppio su Gengar. Io attacco. Lui mi vuol far fuori Gengar? No. Lancia fiamme. Non penso basti. Attenzione a questo crit. Morirò col dubbio. Volevo provare a buttare Landorus su... Devo buttare Landorus su Gengar, ragazzi. Assolutamente sì. Scusate il silenzio. Sto pensando se proteggere Land o proteggere Gengar.
perché tutte e due non posso permettermi. Quindi è 50-50, cioè poco di cui rammaricarsi. Devo buttare Lando prima. C'è veramente poco di cui rammaricarsi. Non ha fatto clanging, cosa che a me serviva perché così si calava la difesa. Dovremmo crittarlo. Avremmo dovuto crittarlo. C'è un turno di campo, dopodiché lui mi fracassa. È andata, bimbi. Questo succede a giocare i Jengar Modest. Quando poi è venuto fuori che nel team è... il team originale di Lara non è Modest ma è Timid. Io... Non ho cambiato a win streak in corso, chiaramente, per non alterare il giudizio e tantomeno il QR code. Scusate una cosa. Voglio imparare. Non è difensivamente troppo bulky il nostro Fini. Qui infatti mi ha tradito il fatto che io gioco un Fini un pochino più resistente, perché il mio Fini regge mazzo legno, non sottocampo. Grass, chiaramente. E quindi il lanciafiamme l'avevo messo in conto, tanto è un danno irrisorio. Ora lì ci ha crittato per l'appunto e magari può essere stato, non è per fare sempre il solito lamentone, però regge ma con 4, 5, 6%, e quindi quel crit di lanciafiamme può aver eventualmente, non lo so, andrebbe calcolato. Quindi se avete voglia nei commenti di calcolarlo, avete visto le spread di un po' tutti, date quel Jengar, quel combo come Modest e fatemi il calcolino nei commenti, date quel Bulu ovviamente come un classicissimo Scarf Bulu. Qua purtroppo ragazzi abbiamo parlato tanto di voler fare 9 vittorie, è arrivata la seconda sconfitta. Rimane che comunque questo team, ora si va a fare un altro match chiaramente, soffre, secondo me, contro uno. Soffre, non ce la siamo anche giocata bene, la Sword Dance, si è predictato bene. Questo team soffre. Io se però buttavo Lando al posto di Gengar, reggevo, facevamo un blast su Kommo. E qua stavamo a parlare di un'altra cosa. Io però lì cosa ho temuto? Ho temuto che lui potesse fare Protect con Kommo. Non l'aveva fatta il turno prima. E poi quindi fare V-Dammer su Fini, portarmelo in range. E poi io rimanevo con Lando e Fini e moriva di mazzo legno. Lando che non toccando terra non subisce gli effetti, in questo caso benefici del Misty Terrain. E quindi da Claymore Squame a più uno. Single target, non single target. Avrebbe preso un botto. E quindi io lì poi avrei perso. Kommo non è forte perché sta granché. È perché è un sacco di 50 e 50. Tutto lì. Comunque, non è morto nessuno, è solo la seconda sconfitta. Andiamo a fare un'altra. Italia, Antonio 1574. Concludiamo con un derby. Allora, ecco, Kartana che a noi ci dà parecchia noia. Salamence, Whimsicott, Fini, Lando insieme. Quindi avremo la riprova eventualmente. Qua abbiamo una sorta di AKF, cioè l'Arcana in Kartana Fini con Incineroar. Quindi Incineroar, Fini, Kartana, I. FK. Io li terrei con Gengarone o Gengar Porygon o Gengar Raichu.
e non mi dispiace. Polygon di sicuro. O Finello o Araquanello. Araquanello. Me la sento così. Anthony, in ogni caso, hai un team veramente spaccamaroni. Quindi, se sei fan del canale, beccati sti complimenti. Perché c'hai Whimsicott, che è uno dei Pokémon più noiosi da affrontare. Cartana. Tutta roba parecchio noiosa. Incinemance. Parto apposta con Raichu perché voglio andare più su col Freak Out. Anche qua è abbastanza difficile la questione. Io mi rischio. Mi arrischio. Non voglio far danzare e poi rimanga lì quel Mens. O tantomeno fargli mettere Tailwind. Si è fatto Protect però. Allora, Mega Evolve, quindi potrebbe non aver fatto Protect, perché solitamente se si fa protezione non viene un Mega Evolve, così in caso l'avversario cambi di schieramento si può riciclare il Mens come Intimidate. Ok. Mi aspetto che lui non vada di bruciapelo, giustamente, quindi farà off le bits o knock off. Niente veleno, privazione, questa arriva chiaramente. Ah, avrei detto di là. Beh, mi toglie la visiera antisabbia, ma ti dirò. Andiamo di privazione noi su quell'Incinerator. Allora, noi siamo modest. Non timid, spero che lui... Guardate cosa vuol dire Gengar modest o Gengar timid. Io lo preferisco timid. Perché per esempio siamo sotto in velocità Salamence. Lui questo però non lo può sapere. Via il corpetto. A lui non piace Raichu, ragazzi. Che vogliamo fare? Vogliamo stare a litigare? Non mi piace. Brutto, perché se io ho Gengar timid adesso faccio Fango Bomb, ma invece Gengar non è timid. Porca miseria. Mi tocca buttare Araquanid giusto per attirare un po' la sua attenzione. Quindi magari... Dato che non può andare via, dice, ah, io provo a fare Hyper Voice. O Double Edge. Se mi fa Double Edge là, io muoio. No, no. Io faccio sempre tanti complimenti alla mia Baby Gang preferita, ma i ragazzi della Team Aqua Academy, il Tuccione, che mi ha fatto il team mod, tra l'altro, che vedete durante il live, che mi ha fatto il team, me l'ha passato, ma passato modest Gengar. Invece è un timid quello di Lara. Io mi auguro che lui faccia qualcosa che non vada a fracassarmi Gengar. Ok, non è max speed nemmeno lui. A saperlo, un best of 3 quando si fa Divination. No ciccio.
tu rimani lì. Ora vediamo, perché se lui per esempio entra in un psicot mi può incurare sulla prova. Tutte cose figlie chiaramente del non sapere. Io qui non voglio essere ancorato sulla Protect. E quindi vado di P2. Whimsicott che sarà? Sash nel mille millesima dei casi, quindi qua prendere un poison al 30% è fondamentale. Boost in attacco speciale, ripeti che non va, parte il fango bomb. No, era Z. Ok. Ragazzi, io l'ho detto in preview. Whimsicott lo odio. Crit. Ale. Noi non dovevamo morire. Dovevamo reggere. E se adesso lui ha Cartana, avere un Gengar mi faceva molto comodo. Dovremmo averlo portato a casa lo stesso, però col brivido. Siamo 2 contro 1 e abbiamo un Ice Beam a più 1 di Spatk. E un Colo Morso. Ora, se lui non è a V, ce la dovremmo fare. Di sicuro non è Baccone. E non è a fine. Giusto, che scemo. Quel petto assalto ce l'aveva in Cineroy. Mamma mia, Antò. M'ha fatta sudà. Il crittino non te lo sei fatto mancare. GG, ci vediamo nei commenti. In ogni caso, se conosci il canale, spero e mi auguro di sì. Porca miseria. Mettiamo la casella verde e poi andiamo a concludere il video di oggi. Ci lasciamo aperte ancora 2 caselle da colorare. Si spera di verde poi in una ultima puntata. Però, prima di concludere, un salutino e un annuncetto. Bene, 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 eccoci qua, siamo a 6 su 8, ok, non male, abbiamo visto che soffriamo un po' con Mo, in questa puntata lo abbiamo scoperto a nostre spese. L'annuncio di cui vi parlavo precedentemente è che lunedì sul canale dovrebbe debuttare la nuova serie del cugino del buon Lorenzo Galassi. Se vi siete persi l'annuncio di qualche giorno fa, di ormai una settimanetta fa, il buon Lorenzo terrà sul canale, sul mio canale, da oggi diventerà nostro, che non più solo nostro nel senso di vostro, ma anche nostro nel senso del buon Lorenzo, perché ho deciso che, insomma, un altro esponente che produce competitivo, contenuto competitivo, meritasse una platea molto più ampia, e quindi gli ho proposto di fare una serie da andare i giorni nei quali io solitamente non pubblico, quindi se io faccio un video ogni 48 ore, lui si va a infilare, insomma, scalato di 24 ore, anche lui ogni 48 ore, e io non vi voglio assolutamente spoilerare nulla, però la serie sarà una cosa molto particolare, una cosa diversa dal solito, non è che prenderà e giocherà in Battlespot e basta, sì, certo giocherà, ma lo farà in una certa maniera, con certi team. Non è Stranger Teams, non è Winstreak, è una cosa proprio ad hoc, che secondo me si calza anche abbastanza a pennello al cugino inteso proprio come giocatore, come stile. Io non vi voglio dire altro, però insomma un po' di hype bisogna anche un po' crearlo, non credete? Detto questo, io signori, adesso vi lascio, vi ricordo domenica 27 maggio sarò presente come ospite della Brigata Otaku all'Agliana Comics, quindi se avete voglia di venire e di conoscerci e di stringerci una mano e di scambiare un paio di opinioni sul competitivo, sono lì il pomeriggio. Poi, in descrizione trovate la mail per la Team Acqua Academy, le iscrizioni sono aperte, sbrigatevi perché sono già andati via davvero molti posti alla faccia dei detrattori che dicono che è soltanto un'attività atta a spillare quattrini alla gente, quando in realtà, insomma, se vedrete poi anche di prezzo si tratta.
non ruota proprio tutto intorno ai verdoni, ecco. Detto questo, signori, al solito, like, comments e iscrivetevi al canale se vi è piaciuto. Ciao ciao.